Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Do invece il benvenuto a tutte le persone che si trovassero ad approdare in questo spazio di divulgazione per la prima volta. Uno spazio di divulgazione etnobotanica, un luogo dove parliamo di piante. Le piante però, così come gli esseri umani nel corso della loro lunga storia, hanno saputo adoperare. Piante che diventano perciò tessuti, pigmenti, medicamenti, alimentazione e tantissime altre utilizzazioni che hanno spinto persino alla realizzazione di moti d'arte, di fantasie e suggestioni, fedi e gesti, perché l'etnobotanica affonda le sue radici, ed è il caso di dirlo parlando di piante, anche nella spiritualità, nella filosofia, nella psicologia e in tutti quei modelli culturali a cui l'uomo ha aderito proprio prendendo a piene mani immagini tradotte dalla natura, dall'ambiente che sempre ha lavorato, per così dire, psicologicamente dentro di noi per farci realizzare una serie di contenuti che si agganciano tra di loro. Così parlare di piante significa spesso incontrare antiche civiltà, filosofie, modi di guardare la vita. E non è per un nostalgico viaggio a ritroso che andiamo cercando le cose passate, ma per trovare valori universali che si muovono dentro l'anima dell'uomo indipendentemente dal tempo che abbia vissuto e lo spazio che abbia occupato o che attualmente occupa. E allora in questo piccolo spazio ricavato all'interno del mio studio di Viareggio do l'inizio questa mattina presto, lo potete vincere anche dall'orologio alle mie spalle, è mattina presto. E allora dicevo, voglio realizzare una sorta di piccola agorà. Beh, probabilmente non è il termine più corretto, sono io a parlare a una telecamera, ma spero di incontrare commenti sotto questi video che verranno pubblicati sul mio canale YouTube, in modo, compatibilmente al mio tempo, che davvero è poco, ma mi impegnerò a rispondere quanto più possibile alle domande che avranno, mi auguro, una pertinenza sugli argomenti trattati in queste nostre conversazioni virtuali, dove approfondirò dei temi che spesso scaturiscono dalle domande che molti di voi mi fanno e che queste domande mi fanno vedere, mi fanno sentire il responsabile di aver acceso in molti di voi la passione di guardare per terra e iniziare a dare un nome a quei cespugli, alberi, arbusti, erbacee che prima quel nome non lo avevano e che rientravano nella deteriore categoria delle erbacce. Oggi abbiamo scoperto quanto sia importante avvicinarci alla natura, ma non per un afflato ecologico fine a se stesso, ma per trovare un luogo armonico nella nostra esistenza, dove il verde che ci circonda, la salute del pianeta, ma anche il senso che diamo alle cose e i valori, appunto, dicevo, che vengono estrapolati dalla conversazione, tra virgolette, tra noi e questo mistero che è la vita nelle sue varie declinazioni, e le piante così antiche davvero hanno molto da raccontarci. E dunque, se ho acceso in voi questa passione, non mi sento affatto in colpa e spero di continuare a farlo anche con queste piccolissime esperienze. E allora stamani parlerò di una pianta molto pericolosa, anzi precisamente di una specie all'interno di una vasta famiglia. La famiglia è quella delle ranuncolacee, che generalmente contempla all'interno di se stessa piante tossiche e velenose, non per questo però non interessanti o addirittura utili, magari non utili a una applicazione domestica, ma tutte queste piante sono veramente degne di essere approfondite. Di che cosa sto parlando? Sto parlando degli elleboli. Dal greco antico elo, uccido, io uccido, e borà, cibo, consumare, mangiare, un pasto, insomma. Dunque,
un pasto, un cibo, un volo che ci uccide. E questo ci richiama alla pericolosità della pianta già conosciuta nel lontano passato. Elaborus viridis, probabilmente il più comune in questo periodo stagionale, tant'è che la dizione popolare è quella di appellare questa pianta con il termine rosa di Natale, facendoci facilmente intuire quale sia il periodo di ritrovamento e di fioritura di una pianta completamente verde anche nei suoi fiori e del resto viridis, appunto verde in latino, Elaborus viridis, dicevo, delle ranuncolacee, una pianta che emana un certo profumo, non a tutti gradito. Per quanto mi riguarda direi che non è male, ma esistono delle persone, probabilmente le più frequenti, che immaginano, sentono, percepiscono questa pianta all'interno della categoria dei, diciamo, profumi che virano verso l'acido o addirittura il fetido. Con il termine fetido, però, esiste un altro tipo di elleboro, pericolosissimo anch'esso, con una foglia più palmata, sfrangiata, setta, che è possibile incontrare nella stessa stagione. Quindi adesso, in inverno, ecco che questa pianta si potrà facilmente rinvenire. Piante, la una, la prima e la seconda, che crescono comunque nelle zone, diciamo, europee, medio orientali e anche parte dell'Asia, ma prediligono assolutamente i terreni asciutti, drenati e frequentemente ghiaiosi. Esistono poi degli ibridi, piante che si sono inibridate da sole, oppure ibridi che l'uomo ha cercato per dare una valenza ornamentale, a piante che non di rado perciò troveremo nei nostri giardini, nei vasi, all'interno di aiuole, perché si tratta di piante con una loro bellezza, un aspetto estetico che le rende intriganti e molto piacevoli. Allora troveremo in questa categoria violacee o rosate, piante che si possono acquistare serenamente da un fioraio. Dal fioraio però troveremo anche una altra specie, un esemplare che in natura è del tutto selvatico e spontaneo, ma per la sua graziosità viene venduto anch'esso presso le botteghe dei fiorai. Trattasi del velenoso Elaborus niger, elabro nero, altra ranuncolacea davvero interessante, che ha nella radice e nei semi appunto un cromatismo scuro, niger, nero, dunque una pianta bianca nei fiori, verde chiaramente in tutto il resto, nelle foglie, nei fusti, ma radici e semi sono scuri al punto da diventare neri. Lo ribadisco questo colore perché proprio quest'ultimo esemplare, e raramente il primo, ricordate, Elaborus viridis, hanno dato impiego anche per una particolare pratica del passato. Immagino che non ci sia più nessuno che la faccia, ma quando ero bambino ho visto alcuni vecchi, anziane persone dei paesi, generalmente maschi, procurarsi artificialmente degli starnuti. Starnuti introducendo una polvere, guarda caso ricavata dall'essiccazione delle radici di elleboro nero o elleboro verde, chiamata volgarmente tabacco da fiuto. In una scatolina di metallo, generalmente di alluminio, detenevano questo particolare elemento della botanica di una pianta tossica. L'irritazione delle mucose nasali dovuta alla presenza nella pianta di protoanemonina, dunque un'irritazione che genera una reazione. La reazione è lo starnuto. Una pratica che nasce in Germania intorno al XVII secolo, quando si crede che starnutire favorisca l'espulsione dal corpo di malattie e persino di demoni. Una particolare ricerca sul territorio tedesco dell'Elaborus niger, che fece chiamare quella pianta e la sua polvere Nisswurz, ovvero appunto quella particolare pianta che fa starnutire contro i demoni, esorcistica, in un mondo in cui la medicina, il magico e lo spirituale sono ancora attigui ed intrecciati tra di loro. Dunque gli elebori non si adoperano nella medicina popolare, sono particolarmente pericolosi,
Mi risulta invece l'abbellimento di aiuole e giardini anche da parte dei nostri nonni. Una pianta, ripeto, che si può facilmente acquistare oggi nelle sue varie declinazioni all'interno delle botteghe dei fiorai, dove ci portiamo a casa in effetti una pianta tanto simpatica, bella, aggraziata, ma che nasconde, come vedete, in effetti delle insidie. Delle insidie che solo la medicina di alto livello, la farmacia, la biologia, studiando profondamente le sostanze fitochimiche di queste piante, sono invece in grado di realizzare medicamenti che servono per la salute del cuore, per la presenza appunto di anemonina, protoanemonina, ma di conseguenza non troveremo sul nostro territorio se non altro che citazioni, o la troveremo all'interno di pitture, nella spiegazione di alcuni miti, novelle e fiabe, nella presenza di una aurea maligna che si cercava di allontanare con una pianta che ieri era considerata appunto esorcistica. Vi ringrazio per l'attenzione, è stata una micro pillola divulgativa all'interno del mio studio che girerò spesso cercando di rispondere alle vostre domande, magari facendolo nelle giornate uggiose, piovose e fredde come quella di stamani. Grazie mille e a presto.